Gentili telespettatori, buonasera. Siete collegati con il Palasport Città di Fondi, dove sta per avere inizio l'incontro di pallamano valevole per il campionato nazionale di Serie A, prima divisione nazionale, tra l'HC Banca Popolare di Fondi e il Team Network di Siracusa. Stanno facendo il loro ingresso in campo, i giocatori vengono presentati uno per uno. In questo momento in maglia bianca vedete il Team Network Siracusa. Ecco, appena finita la presentazione del Siracusa, stanno per ora per entrare in campo i ragazzi dell'HC Banca Popolare di Fondi. Il primo a entrare è Giovanni D'Angelis, il portiere del Fondi. Stefano De Torre, terzino destro del Banca Popolare di Fondi. Di Manno Gianluca. Alessandro Gionda, secondo portiere. Numero 8 Marco Lauretti. Ovviamente l'HC Banca Popolare di Fondi in maglia blu. Ecco anche Onorato Testillo, Luca Salemme il numero 87, Gianluigi Di Cicco, Aldo Riccardi entra in questo momento, Luca Conte col numero 51, Giuseppe Marcone, Gianni Iacovacci con il numero 16, Daniele Di Cicco con il numero 39 e il capitano Stefano Di Manno con il numero 15. L'allenatore Giacinto De Santis. Arbitri dell'incontro sono i signori Bassi e Scisci. Ecco le squadre che si stanno salutando. Le squadre che si salutano a centrocampo. Dicevo che questo incontro è valevole come seconda giornata del campionato nazionale di Serie A di pallamano. Di fronte in maglia blu l'HC Banca Popolare di Fondi e in maglia bianca il Siracusa. Entrambe le squadre nella prima giornata hanno ottenuto un successo. Il Fondi è andato a espugnare il campo del Conversano, mentre il Siracusa ha avuto la meglio contro lo Sporting Club Gaeta per 23-20. Una squadra, quella del Siracusa, che quest'anno si è notevolmente rafforzata con l'arrivo dell'atleta bosniaco Dedovic, un giocatore giovanissimo molto interessante,
Il fondo invece è schierato con una formazione interamente fondana. Tutti gli atleti infatti sono ragazzi provenienti dal vivaio di Fondi. Forse è l'unica squadra nella Serie A1 o quantomeno una delle poche a schierare in campo esclusivamente ragazzi della propria città. Comunque il Fondi sappiamo che si è anche rafforzato con l'ingaggio di un giocatore montenegrino che però ancora non è in campo, stanno espletando le formalità burocratiche per il suo arrivo. Il giocatore è quel Vuk Milosevic che 2 anni fa è stato capocannoniere della Serie A appunto e giocava nel Teramo. Dicevo che ancora non è in campo, non è ancora arrivato in Italia, dovrebbe arrivare la settimana prossima. Ecco, l'incontro inizia 0-0 tra il Siracusa che porta palla in questo momento in maglia bianca e il Fondi che invece è schierato in maglia blu. Giro di palla dei siciliani, ecco Dedovic con il numero 9. Ancora scambio di passaggi, Dedovic che cerca di andare al tiro e che con un tiro sotto mano becca il gol. 1-0 per la compagine siracusana. Fondi ora in attacco. Fondi gira la palla, Aldo Riccardi per De Torre, De Torre per Gianluca Di Manno, ancora Gianluca, Aldo che colpisce il palo. De Torre, Di Manno, De Torre all'ala per il pivot e rete. Rete, bel passaggio a Stefano Di Manno che in sottomano riesce a trovare il corridoio giusto per insaccare. Uno pari tra l'HC Banca Popolare di Fondi e il Siracusa. Ancora in attacco il Siracusa ora con Dedovic, con il numero 11 Calvo Andrea. Calvo Mattia con il numero 8, Dedovic, ancora Calvo, i fratelli Calvo. Ecco Dedovic che tenta la penetrazione, va Calvo al tiro e però palo e parata di Giovanni D'Angelis. Riccardi per Gianluca Di Manno che va al tiro e viene però fermato fallosamente, per cui c'è un fallo in favore del Fondi. Riccardi per Pestillo, Riccardi, De Torre, Di Manno. Gira la palla, De Torre per Riccardi, ecco Gianluca Di Manno, ancora dialogo tra i giocatori fondani e viene fischiato un passi a Gianluca Di Manno. Dedovic per Calvo, ferma l'azione Gianluca Di Manno. Dedovic, siracusani in attacco che girano palla, Dedovic, Calvo, Dedovic ancora, tentativo di passaggio al pivot che però è intercettato da Stefano Di Manno, ancora Dedovic, viene fischiato e viene anche ammonito il numero 69 Pestillo per questo fallo a Calvo Andrea. Il giocatore siracusano è ancora a terra. Viene ora chiamato il medico, si apprestano a portare le cure al giocatore siracusano. Intanto il punteggio è sempre fermo sull'1-1. Ancora a terra Calvo Andrea del Siracusa.
Dicevamo della squadra fondana appunto che quest'anno è composta esclusivamente da ragazzi di Fondi, ci sarà solo il rinforzo di Milosevic che dovrebbe arrivare la settimana prossima, peccato non averlo avuto in campo oggi perché è un incontro molto importante, il Siracusa ha ambizioni di pool così come il Fondi, ricordate il Fondi l'anno scorso si è qualificato ai playoff scudetto classificandosi sesta assoluta in Italia. Ovviamente anche quest'anno l'obiettivo è questo, anche se la squadra si è notevolmente ringiovanita con la partenza di alcuni giocatori come Martin Molineri, molto esperto, come Antonio Filippovic che nemmeno c'è, come Amendolagine che nemmeno c'è quest'anno. Per cui è una squadra molto giovane, però i giovani stanno facendo la necessaria esperienza e può solo crescere. Ecco Dedovic al tiro di rigore contro Giovanni D'Angeli, se insacca Dedovic, seconda rete per lui, 2-1 per il Siracusa. Fondi in attacco, Pestillo per Riccardi, De Torre, girano palla gli atleti dell'HC Banca Popolare di Fondi. Ecco De Torre, ancora riceve da Di Manno, prova l'inserimento Aldo Riccardi ma viene fermato fallosamente, c'è un'ammonizione contro il numero 6. Ancora i fondani in attacco, De Torre per Riccardi, ancora De Torre. Marco Lauretti e tenta il tiro Gianluca Di Manno ma il portiere è ben piazzato. Altro attacco per il Siracusa che si portano ora nei pressi dei 12 metri. Ecco Dedovic per Calvo, per l'altro Calvo, ancora il numero 8 Calvo. E viene fischiato un fallo d'area, un altro rigore in favore del Siracusa. Molto dalla nostra postazione ovviamente non siamo in grado di vedere questa invasione del nostro difensore, però di nuovo Dedovic al tiro, cambio di portiere nelle fila del Fondi, c'è Gionda, Alessandro Gionda che ha sostituito. E questa volta angolo sia alla sinistra del portiere, insacca di nuovo Dedovic e siamo sul 3-1 in favore dei siciliani. Formazione fondana che in questo frangente ancora non riesce, fa molto movimento ma non riesce a finalizzare le proprie azioni. Ecco Gianluca per Stefano Di Manno che si inserisce in maniera magistrale e insacca, seconda rete per lui, 3-2 per il Siracusa. E Dedovic però si presenta tutto solo davanti a Giovanni D'Angelis che nulla può fare, una distrazione, appena segnata la rete la difesa non era ancora ben piazzata e i siciliani ovviamente hanno approfittato di questo per inserirsi nelle maglie larghe della squadra fondana. Ecco Gianluca Di Manno che tenta il passaggio a Stefano Di Manno che però era trattenuto e non ha potuto ricevere palla, ammonizione per Dedovic. HC Banca Popolare di Fondi in attacco, solida circolazione di palla, De Torre per Di Manno, Lauretti, De Torre di nuovo, Gianluca Di Manno e rete sottomano di Gianluca Di Manno, bella rete e siamo sul 4-3 sempre in favore del Siracusa, Siracusa 4, HC Banca Popolare di Fondi 3, Siracusa in attacco. Ecco Dedovic che tenta il tiro,
ma recupera la palla Pestillo che va in contropiede, rete di Onorato Pestillo in contropiede, bella sgaloppata di Onorato, fischio dei passi del giocatore siracusano che comunque era riuscito a tirare, Calvo Andrea però aveva commesso infrazione di passi dopo aver subito il fallo, per cui punizione dai 9 metri. Siracusa in maglia bianca in attacco. Calvo per Dedovic, ancora Calvo, l'altro dei fratelli Calvo, passaggio all'ala, Dedovic che tende il tiro sotto mano, ma è ben piazzato il portierone Giovanni D'Angelis e respinge. Fondani in attacco, ecco Stefano De Torre che tira, però il portiere, tiro abbastanza centrale, il portiere era ben piazzato. Calvo commette infrazione di passi, c'è la possibilità del contropiede ma il capitano di mano preferisce non rischiare. E c'è una rete di Gianluca Di Manno, il portiere aveva parato ma poi nel rimbalzo successivo il pallone portava effetto ed è finito in rete. 5-4, l'HC Banca Popolare di Fondi per la prima volta in questo frangente, siamo all'ottavo minuto del primo tempo, si porta in vantaggio 5-4. Per chi si fosse messo solo da poco in ascolto, e ripetiamo che stiamo trasmettendo dal Palasport Città di Fondi l'incontro di pallamano valevole per il campionato nazionale di Serie A tra l'HC Banca Popolare di Fondi e il Siracusa. Ancora un tiro dei fondani, ben parato però dal portiere, forse un tiro affrettato, ecco Dedovic per l'ala, ottima parata di Giovanni D'Angelis, il tiro è stato di Stefano, ottima parata di Giovanni D'Angelis e il Fondi di nuovo in attacco. Solida circolazione di palla, il punteggio ripetiamo è sul 5-4 per l'HC Banca Popolare di Fondi. De Torre per Di Manno, poi Riccardi, ancora De Torre, Riccardi che tenta la penetrazione ma viene placcato da due giocatori del Siracusa. Gianluca Di Manno, Stefano, De Torre perché in elevazione non perdona e siamo sul 6-4 per l'HC Banca Popolare di Fondi. Bella rete in elevazione del terzino che però in questo caso ha tirato da posizione di centrale, Stefano De Torre. Siracusani ora in attacco con i fratelli Calvo, Dedovic, Conigliaro, Dedovic, Calvo, e qui non ulteriore rigore in favore del Siracusa, qui non ci trova d'accordo perché abbiamo visto benissimo che l'attaccante siracusano è finito addosso al difensore fondano e lo ha spinto verso l'area. Nel frattempo segna Dedovic il quinto gol contro i sei del Fondi. A noi è sembrato chiaramente sfondo, ma gli arbitri non la pensano così. Fondi in attacco, sempre in vantaggio di una rete. Giro di palla. Ecco Stefano Di Manno che esce dalla posizione di pivot. Tenta il tiro sotto mano Riccardi, ma il portiere aveva intuito la traiettoria e para la palla. In attacco il Siracusa con Dedovic, Calvo Andrea, Calvo Mattia, poi di nuovo Dedovic, Andrea Calvo,
Conigliaro e Dedovic che trova il pivot, e il pivot col numero 5 Ragusa trafigge la porta fondana. Parità, 6 pari, siamo quasi al dodicesimo minuto del primo tempo dell'incontro valevole per la seconda giornata del campionato nazionale di Serie A tra l'HC Banca Popolare di Fondi e il Team Network di Siracusa. Ecco Gianluca Di Manno. Punizione in favore dei fondani, viene fallo commesso su Gianluca Di Manno. Marco Lauretti per De Torre, Gianluca Di Manno che tende il tiro sotto mano, ma era centrale, il portiere para. Intanto fallo laterale per il Fondi. Ancora Gianluca Di Manno per Stefano, che per il suo tiro però Stefano De Torre tira, ma il suo tiro viene smorzato ed è facile preda del portiere. Dedovic nel frattempo va a tirare, però para bene Giovanni D'Angelis, la palla finisce in fallo laterale, rimessa a favore dei siracusani. Ragusa per Dedovic, Calvo Dedovic. Dedovic che cerca il pivot col numero 14 Conigliaro. Dedovic ancora e fanno buona guardia ora i fondani, vanno a recuperare, prova il tiro Marco Lauretti, che però viene deviato ed è tiro d'angolo. Siamo sempre sul 6 pari, palla al HC Banca Popolare di Fondi. Viene ora chiamato, c'è da asciugare un lato del campo dopo la scivolata di un giocatore che ha reso viscido il terreno di gioco. Ripeto che stiamo trasmettendo dal Palasport Città di Fondi l'incontro di pallamano valevole per la seconda giornata del campionato nazionale di Serie A tra l'HC Banca Popolare di Fondi e il Team Network di Siracusa. 6 pari è il punteggio. Siamo nel primo tempo. Bel inserimento di Riccardi, ma non altrettanto fortunata e bella la conclusione, perché scarica il tiro sul portiere avversario. Sempre 6 pari, palla al bosniaco del Siracusa, Dedovic, ora Calvo Dedovic, sfugge la palla ma poi la recupera, ancora Calvo, l'altro Calvo e palla a Conigliaro, però un bel contropiede di Marco Lauretti e stavolta assicura la palla in rete. 7 a 6 per il Fondi. Siamo al quindicesimo minuto, metà primo tempo. Il team fondano che prosegue ancora con molta calma, ma vediamo che ancora non riesce ad esprimersi ai livelli propri. D'altra parte è il primo incontro. Ecco, tenta una finezza ora in contropiede Marco Lauretti, però purtroppo il portiere para. Dicevo che il team fondano non appare sciolto, però è comprensibile, il primo incontro casalingo, una squadra molto rinnovata rispetto all'anno scorso, necessita ovviamente trovare la giusta intesa. Intanto è il Siracusa che sta in attacco, il Fondi è sempre in vantaggio per 7 a 6. Commesso ora fallo contro Dedovic,
e parla all'ala, al calvo Andrea, però si fa parare da Giovanni D'Angelis. La palla però finisce in fallo laterale e quindi la rimessa è sempre appannaggio del Siracusa. Ancora Dedovic che tenta un passaggio, ora va al tiro, no, fischiato il passi, il tiro l'aveva tentato Mattia Calvo ma era passi. Stefano De Torre per Gianluca Di Manno che in appoggio trova l'angolino giusto e trafigge il portiere. 8-6 per l'HC Banca Popolare di Fondi al 16° minuto del primo tempo. In attacco ora in maglia bianca il Siracusa con Calvo. Tentativo di passaggio a Conigliaro, contropiede del Fondi però il numero 24 D'Alberti del Siracusa riesce a deviare. Gianluca Di Manno per Stefano De Torre, Aldo Riccardi. A noi è sembrata anche una difesa interna questa, ma gli arbitri non la vedono perché la palla era diretta a Stefano Di Manno e un giocatore avversario aveva i piedi proprio sulla linea, però gli arbitri fiscali con il Fondi non lo sono stati altrettanto ora a favore del Fondi. Sono stati già battuti, se non erro, 3 rigori per il Siracusa. Ora c'è uno sfondamento e il Fondi aveva una buona opportunità di contropiede, però viene preferita l'azione ed in seconda fase Stefano De Torre trafigge la porta avversaria. 9-6. Il Siracusa intanto chiede un time out. Vediamo l'allenatore Peppe Vinci, allenatore che è stato anche nel giro delle nazionali di pallamano, un personaggio molto conosciuto che sta redarguendo i suoi. Hanno avuto una sorta di break, dalla parità si è finiti al 9-6 in favore del Fondi. Un Fondi che piano piano sta trovando il suo ritmo e speriamo che non lo perda. Ripeto, la squadra è abbastanza sperimentale rispetto all'anno scorso, c'ha molti inserimenti nuovi, molti giovanissimi, però sono giocatori di una certa consistenza, quindi hanno tutta la fiducia del loro mister, di Giacinto De Santis. Ovviamente devono fare la loro esperienza. Ecco, vediamo ora i giocatori a centrocampo, c'è la rimessa in gioco dopo la rete segnata dal HC Banca Popolare di Fondi. Riparte il gioco, Calvo passa la palla al 13 di Stefano, ancora Calvo, Dedovic, Conigliaro, no, di nuovo a Calvo, l'altro fratello Calvo, Dedovic, girano palla i siracusani alla ricerca della penetrazione, ci prova ora, ecco Dedovic che dà, e Dedovic viene fermato da Stefano Di Manno, no, da Aldo Riccardi, che viene escluso per 2 minuti. Esclusione di 2 minuti per Aldo Riccardi. Il Fondi ora in vantaggio per 9-6, dovrà giocare 2 minuti in inferiorità numerica. Nel frattempo viene asciugato il parquet di gioco. Fondi in inferiorità numerica, il Siracusa in attacco. Un palazzetto oggi complice la giornata estiva, non proprio pieno come negli anni scorsi, ma è comprensibile in settembre. Però si sta mano a mano riempendo. Dedovic per Calvo,
e fa buona guardia sia il difensore Marcone che il portiere D'Angelis. Il tiro viene infatti smorzato ed è facile preda del portiere Fondano. Fa ora il suo ingresso in campo l'ala mancina Luca Conte. Luca Conte per De Torre, Gianluca Di Manno che viene spintonato e buttato a terra dal numero 5 Ragusa. Ripeto il punteggio: HC Banca Popolare di Fondi 9, Siracusa 6. Ancora una asciugata del parquet di gioco. Palla ai Fondani. Ecco Gianluca Di Manno per Stefano. De Torre, poi Di Manno ancora. Gianluca Di Manno che tenta la penetrazione. E non abbiamo capito che cosa, ma l'arbitro hanno fischiato l'intervento di Gianluigi Di Cicco. Punteggio sempre 9-6 per il Fondi, quando siamo al 20° del primo tempo. 10 minuti alla fine del primo tempo, sfugge la palla ai siracusani, velocissimo Gianluigi che però cerca l'angolo più difficile, e meno male che c'è il portierone D'Angelis, perché sul rovesciamento di fronte i siracusani si sono portati a tu per tu sui 6 metri. Due tiri dai 6 metri praticamente sbagliati, il primo da Gianluigi Di Cicco in contropiede e l'altro dal numero 13 siracusano Di Stefano. Fondi sempre in inferiorità numerica. Ecco, entra adesso Aldo Riccardi, che era stato escluso per 2 minuti, quindi questo break di questi 2 minuti di inferiorità numerica, il Fondi è riuscito a mantenere il punteggio fermo sul 9-6 a suo vantaggio. E ora c'è ancora un rubarpalla da parte di Cicco, che però stavolta non va a concludere, preferisce passarla sul lato destro dove Aldo Riccardi non perdona. 10-6, 4 le reti di vantaggio per il Fondi. Il Fondi che adesso va a galvanizzarsi un po', c'era stato un po' di demoralizzazione per quelle due occasioni facili mancate, ma adesso ancora uno sfondo, no, non era sfondo, l'arbitro reputa tutto normale. Il numero 13, l'ala destra del Siracusa, Di Stefano Gabriele, va a segno. Punteggio quindi HC Banca Popolare di Fondi 10 e Teamwork Siracusa 7. Fondi in attacco, Gianluca Di Manno per... C'è un'infrazione di linea da parte di un giocatore Fondano e la punizione, tiro di punizione in favore dei siciliani, che vanno in attacco con Dedovic per Calvo, e però viene intercettata la palla. Ecco Marcone per Aldo Riccardi che si inserisce molto bene. Aldo Riccardi bravissimo e riesce a realizzare la 11ª rete, e c'è anche un'ammonizione del numero 11 Calvo del Siracusa. Punteggio quindi 11-7, 4 le reti in favore del Fondi. E Aldo Riccardi che ha segnato la sua seconda rete. Fondi che recupera palla. Stefano Di Manno per Aldo Riccardi, Aldo per Gianluca Di Manno e per l'ala Conte che con un bel pannoletto, delizioso pallonetto, riesce a scavalcare il portiere Vasquez del Siracusa.
Vasquez è un portiere di notevole esperienza, molti anni di Serie A per lui. Ecco di nuovo il Siracusa in attacco, Dedovic per Calvo, sfugge la palla a Dedovic, però la recupera, no, era già fuori, e quindi il Fondi che si porta in attacco. 12-7 per l'HC Banca Popolare di Fondi, 5 le reti di vantaggio, siamo al 24esimo minuto, ne mancano 6 alla fine del primo tempo. Aldo Riccardi per Stefano De Torre, Stefano De Torre ancora per Stefano Di Manno, Riccardi per l'ala Conte, che, al quale però fa una bella rete in effetto, una bella rete in effetto, ma è stata fischiata la invasione di linea. Sul capovolgimento di Fondi, i siracusani hanno approfittato, trovando la difesa sguarnita del Fondi, per realizzare la loro rete. 13-8 il punteggio. Fondi in attacco. Riccardi per De Torre, per Di Manno, De Torre, Riccardi, ancora Gianluca Di Manno, Aldo Riccardi. Manovra ancora il Fondi, regola del vantaggio e bellissima rete, anzi direi una bomba di Stefano De Torre, che piega le mani di Vasquez e realizza la 13esima rete per il Fondi, 13-8, di nuovo 5 le reti di vantaggio. Al 25esimo minuto del primo tempo dell'incontro di pallamano valevole per la seconda giornata del campionato nazionale di Serie A tra l'HC Banca Popolare di Fondi, c'è ora un'esclusione di 2 minuti per Stefano Di Manno, la palla gli è finita sul piede, lui però l'ha mosso intenzionalmente, e quest'anno è già cambiato veramente dall'anno scorso la regola: se toccare col piede è intenzionale, c'è l'automatica esclusione per 2 minuti. Calvo che dà Conigliaro, e Conigliaro che trova il corridoio giusto tra palo e portiere, realizzando la nona rete. Fondi in inferiorità numerica, subisce la rete del Siracusa. Stavamo dicendo, seconda giornata del campionato nazionale di Serie A tra HC Banca Popolare di Fondi, che fa il suo esordio sul palazzetto dello sport di Fondi, contro il Team Network di Siracusa. C'è ora un time out chiamato da Giacinto De Santis, tecnico dell'HC Banca Popolare di Fondi. Squadra fondana che, come abbiamo avuto modo già di precisare, è composta esclusivamente da ragazzi di Fondi, forse unico caso nella Serie A, nella massima serie nazionale, è composta molti giovanissimi di notevole valore, ma che devono fare la loro esperienza. Intanto il Fondi quest'anno, dopo il riassetto societario che ha avuto, è riuscito a condurre in porto anche una trattativa per la collaborazione di un giocatore montenegrino, quel Vuk Milosevic, che 2 anni fa fu capocannoniere in Serie A nelle fila del Teramo, e che dovrebbe arrivare la settimana prossima, per cui il prossimo incontro, che sarà in trasferta ad Ancona contro la l'Ancona, ci dovrebbe essere anche questo giocatore montenegrino. Bravissimo Riccardi, che riesce a recuperare palla, e qui abbiamo visto il vigore giovanile contro l'esperienza. Ha vinto il vigore giovanile, perché è riuscito ad anticipare il giocatore siracusano sulla velocità. È stata una palla avventata, persa dai fondani, ma poi Riccardi è riuscita a recuperarlo. 26esimo minuto, anzi quasi 27esimo, 13-9 per il Fondi, che è ancora in inferiorità numerica. Qui
hanno tentato di forzare, forse conveniva cercare di guadagnare qualche secondo per dar modo a Stefano Di Manno, al capitano Stefano Di Manno, di rientrare in gara dopo l'esclusione dei due minuti. Circolazione di palla, Dedovic che riesce a trovare il corridoio giusto, ma bravissimo Giovanni D'Angelis, si oppone, respinge la palla. Fondani adesso con tutta calma di nuovo in attacco, e il Fondi è sempre in inferiorità numerica. Di Cicco per Conte, per De Torre rientra Stefano Di Manno e tiro di Aldo Riccardi, ma è di poco al lato. Va a rubar palla il numero 33 Marcone, ma commette fallo su uno dei fratelli Calvo. Siracusa che è sempre in attacco, Dedovic, Calvo, Laladi, e bravo il numero 13 Di Stefano, che dall'ala batte il portiere D'Angelis. 13-10, leggero recupero da parte del Siracusa, che negli ultimi minuti ha recuperato due reti. Siamo passati dal 13-8 al 13-10, però il Fondi ha subito una esclusione di due minuti. Ecco Aldo Riccardi che cerca il tiro, bravissimo, un tiro sottomano che trova impreparata la difesa siracusana e realizza la 14ª rete. 29esimo minuto, un minuto alla fine del primo tempo, 14-10 per l'HC Banca Popolare di Fondi. Siracusa ora in attacco con Calvo, Dedovic, ancora Calvo. Recuperano bene Fondani, ma commettono fallo. 30 secondi alla fine del primo tempo, cerca il tiro il numero 11 Andrea Calvo, ma commette infrazione di passi. Ancora Andrea Calvo che tenta il tiro e, appoggiandosi su Stefano Di Manno, lascia partire un tiro beffardo che trova impreparato il portiere. Aia, Fondani che tentano di forzare e perdono palla. Ecco, ora finisce il primo tempo 14-11 per l'HC Banca Popolare di Fondi contro il Siracusa. HC Banca Popolare di Fondi contro il Team Network Siracusa. Il punteggio alla fine di questo tempo è 14-11 per i Fondani. A risentirci fra qualche minuto.